Abbiamo una diretta anche su Facebook che si potrà poi rivedere, diciamo, dopo la presentazione. Chi vorrà poi comunque la potrà rivedere. Però intanto, per chi, diciamo, è collegato anche dalla Sicilia, perché so che c'è gente dalla Sicilia che voleva vedere, noi, grazie alla fantastica operazione della libreria Brivio, siamo riusciti, riusciamo sempre in questo senso a fare dei collegamenti in maniera tale che chi è in presenza, ma anche chi non lo è, può assistere a questa stupenda prima presentazione, la prima opera, ma in realtà non è la primissima, ma la prima presentazione in assoluto che abbiamo voluto io e Patrizia fare qua, che in questa stupenda piazzetta. Come vedete alle vostre spalle, al vostro attorno, è una piazzetta che veramente merita, nel cuore di Aosta, in piazza Chanù. La libreria Brivio è sicuramente una libreria molto importante dal punto di vista anche di proposte culturali. Ogni giorno c'è qualcosa, come avete visto, siamo a due passi dalla piazza centrale, per cui sicuramente questo è il posto ideale per presentare questo bellissimo romanzo, un romanzo che mi ha colpito tantissimo quando Patrizia me ne ha parlato. Ha detto assolutamente sì, l'ho letto e mi è piaciuto tanto. Non direi, mi prolungherei oltre, perché chiaramente siete qua per ascoltare Patrizia, non per ascoltare me, per cui mi sembra anche giusto a questo punto partire un po' con la genesi di questo libro. Patrizia, non è, come dicevo prima, non è la tua primissima opera prima. In che misura, ecco, queste tue esperienze di vissuto hanno preceduto questo romanzo? Allora, intanto un saluto a tutti e grazie alla libreria Brivio, grazie a Corrado di avermi dato questa possibilità. In realtà io ho scritto questo libro, ho iniziato a scriverlo nel 2020, ma non con l'idea di pubblicarlo, perché praticamente ho partecipato a due libri con l'associazione LAISF nazionale, Associazione Fibromialgica Italiana, che grazie all'AISF di sezione di Insubria hanno praticamente portato avanti dei progetti finanziati da AISF nazionale, dove ci sono state le pubblicazioni di un libro dove diceva che si intitolava Ti racconto una storia, ed erano tutti pazienti fibromialgici che praticamente raccontavano una storia che non aveva niente a che fare con la malattia. In realtà io sono un paziente fibromialgico, ma devo dire che ne parlo tranquillamente perché, come si dice, quando il nemico non lo puoi combattere, ti allei, e quindi io mi sono alleata, l'ho fatta come una compagna di vita, con tutte le difficoltà, ma grazie al mio temperamento, al mio carattere, riesco sempre a bypassare tutto. Quindi abbiamo fatto veramente questo libro dove erano autori vari. E io lì avevo iniziato a scrivere e grazie anche ad Alessandro Sgamma, che è un attore di teatro che fa parte della sezione di Insubria, e mi ha... Sì, esatto. Ah, ciao, infatti Alessandro che è collegato via Facebook e doveva essere presente oggi qui, ma purtroppo per esigenze familiari non è potuto venire. E comunque devo dire che grazie a lui che ha voluto leggere quello che stavo scrivendo e mi ha detto: ma scusa, prendi uno stralcio e inseriscilo nel Ti racconto una storia. E devo dire che questo libro è piaciuto perché comunque ognuno ha raccontato una storia, ma che no, non c'entrava niente con la malattia. E un altro libro invece che è stato pubblicato l'anno scorso, sempre finanziato da AISF nazionale, è stata praticamente Fibromialgia che storia, la mia vita, la mia strada verso il successo, nel senso che ognuno di quelli che hanno partecipato ha spiegato come reagisce in modo positivo nonostante ci sia la problematica patologica. Nel senso che ognuno, secondo me, può trovare, non è una parola magica, non è una ricetta particolare, ma secondo me è possibile spostare l'attenzione al di fuori della malattia. Questo io lo faccio. Non sono Superman, non sono Superwoman, però ci riesco con tutte le difficoltà e ci convivo. Quindi sto libro era per aiutare le persone, i pazienti fibromialgici. Poi Alessandro Sgamma proprio mi ha proposto di far leggere il mio racconto all'editore, all'Ottima 2, a Euro delle Edizioni, e praticamente lui mi ha detto: ma secondo me dovresti pubblicare questo libro. Io lì per lì sono un po' rimasta perché sinceramente non ho mai pubblicato da autrice da sola. E ho detto: boh, facciamo.
E quindi tutto è nato così, per caso non avevo aspirazioni particolari, non pensavo di fare chissà che cosa, ma volevo, ecco, una cosa importante è che questo libro io l'ho scritto nel 2013. Ho iniziato a scrivere nel 2020, dove ovviamente tutti abbiamo passato un periodo particolare dovuto alla pandemia, ma per me è stato particolarmente gravoso. E quindi purtroppo molto spesso la notte riposo male e allora ho dovuto studiarmi qualcosa per spostare la mia attenzione e fantasticare altrove. E quindi ho pensato a tutto il bagaglio di ricchezza che mi aveva trasmesso mia nonna. E da lì ho iniziato un po', c'è tanto di mio, ma tanto di anche, c'è anche di fantasticato e tanto della, diciamo, di quello che mi ha trasmesso mia nonna. Effettivamente, abbiamo capito comunque scrivere serve comunque a combattere l'insonnia, giusto? Per cui tanto un primo applauso a Patrizia glielo farei, perché noi abbiamo fatto un po' abbiamo fatto la gaffa di non fare un applauso di benvenuto a Patrizia, perché lo rimediamo adesso. Diciamo questa tua nonna che in qualche misura aleggia nella storia, nella vicenda, perché entriamo un pochettino e cerchiamo un po' di farla capire, poi parleremo di tanti altri aspetti di Patrizia, ma non solo. Vedo tuo marito là in fondo, sì, ok, quello là lo saluto. Parleremo poi anche di lui, no, ovviamente, però insomma, però questo ha vissuto questa nonna. Diciamo che la vicenda nasce dal fatto che Valentina a Messina a un certo punto gli vuole andare scappare, vuole andare via, diciamo, non si sente un po' costretta e chiede di andare negli Stati Uniti con la scusa di andare a studiare, di fare un corso, una formazione, e conosce questa persona, questa zia Carmelina, e tra le due nasce un po' una simbiosi particolare. Lo lascio scrivere a te. In realtà praticamente è successo questo, perché Valentina è un po' bizzarra, nel senso, vabbè, e quindi lei si sentiva un po' soffocata da quello che era l'imposizione genitoriale, perché comunque le famiglie siciliane, sappiamo specialmente quelli dei vecchi tempi, i genitori non è che erano tanto elastici, ecco. Quindi Valentina però aveva sempre la testa altrove, quindi ha saputo che la zia era morto il marito e la zia era rimasta sola, quindi ha pensato bene di prendere la palla al balzo e dice: ma sì, vado io a trovare la zia così l'aiuto insomma, a superare i primi mesi di lutto, ecco. In realtà è stato un tornado che è arrivato dalla zia, che insomma chi leggerà il libro vedrà che ci è proprio raccontato tutto, ma questo nasce dal fatto che io ho avuto la fortuna, e mi ritengo veramente fortunata, di aver avuto un rapporto con mia nonna particolare. Quindi tutte le volte, sono 35 anni che è mancata, ma c'è sempre l'emozione, sì, che hai mostrato in questo senso. C'è un parallelo tra le due persone, non solo si scambiano tante cose, sì, ma alla fine riconoscono che in qualche misura hanno avuto delle storie parallele. Quello è anche il bello, il succo della vicenda, quindi la storia che si ripete, la giovane che a un certo punto vive anche le emozioni, le sensazioni, la vita, il vissuto della zia, e quello anche che si è potuto trasmettere in questo senso. Sì, perché allora Valentina parlava tanto con la nonna e la nonna gli raccontava di questa zia che stava a Portland, e quindi diceva che la zia aveva un caratteraccio, perché la nonna di Valentina invece era veramente amorevole. Per Valentina è stata una seconda mamma, e quindi la simbiosi e l'unione che si è creata con la nonna è veramente particolare. Quindi sapeva tutto della zia Valentina, perché la nonna gli raccontava sempre della zia, che era partita dopo la guerra, era andata in America, perché il dopoguerra era in Italia non si poteva, e quindi per cercare, diciamo, il successo. E lì hanno creato una bella famiglia, tra l'altro i figli hanno avuto la possibilità di realizzarsi a livello professionale, chi ha fatto il chirurgo, chi ha fatto il dottore, che aveva una clinica di chirurgia estetica, ma purtroppo loro ogni anno tornano in Sicilia,
ma i parenti di Valentina difficilmente, ecco, vanno in America, quindi. Però c'è da dire questo, che quando raccontava la storia Valentina, parlava con la zia, e molte cose sembra che si riflettevano sulla vita di Valentina, quindi era come se il cerchio si ripetesse di nuovo. E questo comunque lo scoprirete leggendolo, perché se no vi racconto tutto. Almeno possiamo capire il perché, diciamo, in qualche misura l'ambientazione tra Messina. Messina abbiamo capito perché è la tua città di origine, sì. Tu nasci a Messina poi da anni, ormai da 23 anni, sì, no, sei qua in Valle d'Aosta, e quindi la prima parte dell'ambientazione la capiamo. E Portland, che è un po', non lo so, spiegaci. Perché praticamente la zia è finita lì veramente, cioè no, è andata a New York, è andata a Portland, poi si spostava facilmente, andava in Canada, perché poi i figli erano sparpagliati praticamente in America. Quindi no, io ora conosco Portland non perché ci sono stata, ma perché in realtà la nonna, ma Valentina in realtà c'è tanto di me, ma tanto anche di Fantasticato. Quindi Portland raccontava la zia, e quindi automaticamente la conosco per questo, ma non perché non ci sono mai state in realtà. No, però appunto possiamo parlare in questo senso della migrazione. Diciamo, tu, avendo comunque anche tu avuto una migrazione interna, puoi sicuramente avere una sensibilità maggiore su quello che sono le migrazioni dei ragazzi all'estero, quel fenomeno che tutti chiamano in maniera forse semplicistica cervelli in fuga. In qualche misura lo delinea attraverso questa volontà di Valentina di uscire da un ambiente che le sembra un po' ristretto, mi pare, giusto? Allora, Valentina però in realtà non la vedrei tanto come una cervello in fuga, perché in realtà lei voleva evadere dall'imposizione, specialmente del padre, perché Valentina si sentiva un po' stretta in quella che era, tu devi entrare a tale ora, devi uscire a tale ora. La Valentina sta cosa non la reggeva, no? Quindi è partita con l'idea di dire vado a studiare tipo Erasmus, cioè vabbè, ma in realtà non aveva neanche le idee chiare, quindi quando poi è arrivata lì, secondo me poi è cominciata a spaziare anche lei con la mente altrove, ecco. La storia è bella perché racconta questa trasmissione di valori tra diverse generazioni. Parlavamo appunto prima off record, c'è questa difficoltà forse tra ragazzi di adesso e anziani di poter capire quelle che sono le storie. Vedo circolare qua Bobo Pernetta, che sta entrando in libreria, uno degli artisti più famosi d'Aosta. Lui sicuramente ha la capacità, come cantastorie, di raccontare le storie, di saperle trasmettere, e il tuo libro dà questa dimensione anche, il saper trasmettere le situazioni, i valori, la solidarietà, l'amicizia, tutti questi valori qua. E sicuramente questo è un valore aggiunto che il tuo libro ha, questo senso, diciamo, di pienezza, che in qualche misura la prova a rappresentare questa dimensione, diciamo, di intraprendere una trasmissione di valori, un parlarsi tra generazioni, giusto? Sì, esatto, tu praticamente hai colto praticamente perfettamente il senso del libro, l'hai letto e sei stato veramente preciso, e la tua recensione mi ha veramente emozionato, perché hai colto proprio quello che io volevo dire. Tutto praticamente nasce, ritorno a ripetere, dal rapporto speciale che io avevo con mia nonna, e devo dire che non facevamo nulla di che, cioè nel senso che non è che andavamo, non c'era cellulare, non c'era computer, non c'era niente, anzi addirittura all'epoca, parlo con mia nonna, ma in realtà poi vabbè, un po' autobiografico ovviamente, le giornate che svolgevo ad esempio io con mia nonna era che aveva i cuginetti che erano piccolini, appena nati, e mi faceva vedere come si cambiava il pannolino, cioè io facevo cambiare il pannolino, che all'epoca c'erano quelli di stoffa, quindi poi avevamo dei gusti in comune della cucina, quindi siccome i bimbi dovevano mangiare, allora io e te eravamo molto, un rapporto veramente in simbiosi. Noi due mangiamo questo, loro mangiano, sono piccoli, mangiano quello, cioè in fin dei conti non facciamo niente di che, passavamo giornate intere a parlare, a chiacchierare, poi nel cortile, perché all'epoca si usava, giocava nel cortile,
della nonna ci stavano tutti i miei amici, che poi alla fine, diciamo, Valentina rispecchia un po' quello che è il vissuto un po' mio, ecco, ma tanto ci ho fantasticato anche, devo dire, perché comunque, ripeto, non era mia intenzione pubblicare un libro o scrivere un libro. L'ho fatto proprio perché anche da ragazza mi piaceva molto spesso scrivere un diario segreto, cioè mi piace scrivere, lo facevo anche quando andavo all'università, quindi scrivo anche a penna, ma adesso col computer, insomma, è molto più facile, ovviamente. E qui mi collego appunto a una cosa che tu scrivi nel libro, che Valentina ha questo block notice con cui gira, scrive appunti, e in qualche misura lo fai anche tu, non dico al lavoro perché ci sono un po' di colleghe sue, non lo so, che poi magari la beccano mentre scrive sul balcone, però magari sai, questo libro nasce anche, diciamo, dallo scritto sul notes, giusto? Sì, esatto. Sì, in realtà a me piace molto scrivere. Infatti quando, per esempio, andavo all'università, i miei amici mi dicevano sempre: Patrizia, i tuoi appunti sembrano di sul libro, perché cioè veramente vendili piuttosto, ma no, io li davo. No, in realtà io ho l'abitudine, ma da sempre, che o scrivo su un foglio di carta con la penna se ce l'ho dietro, oppure scrivo su un note del cellulare. E poi quando arrivo a casa mi faccio copia e incolla, mi copio tutto sul computer. Insomma, devo dire che ho sempre avuto questa passione dello scrivere, quello sì, ma non pensavo che fosse una passione che mi poteva anche aiutare a superare momenti difficili, e invece è stato così. La scrittura ha ragione, in questo senso diventa proprio un beneficio dal punto di vista anche di formativo mentale, un beneficio anche sono le donne, rappresentare queste due donne forti, indipendenti, autonome, è sicuramente anche quello un valore aggiunto del libro, comunque dare protagoniste, non è semplice, due donne di diverse generazioni, solitamente nei libri, nei romanzi c'è comunque sempre una contrapposizione di genere, in questo caso invece c'è una unione, diciamo, tra due donne di diverse generazioni che hanno comunque lo stesso destino, cioè hanno comunque la stessa missione di portare avanti un certo tipo di discorso. Il valore della donna, il ruolo del femminile che comunque tu riesci a trasmettere anche attraverso queste cose. Ma sì, perché in realtà devo dire che io ho avuto come esempio, in primis mia nonna, ti dico che fino all'età di 72 anni ha cresciuto i miei cuginetti, quindi cioè in tutto eravamo 13 nipoti e lei ogni mese lei riuniva tutti e 13 nipoti, dal più grande al più piccolo, ci faceva la classica pasta e pomodoro frittata e poi ci girava i materassi e ci faceva fare la qualsiasi in casa, quindi e i figli dicevano: ma te sei pazza che te li tieni tutti e 13 qua? No, per me va benissimo così. Ti dico, mia nonna in primis, anche se è mancata presto purtroppo, mia mamma poi decisamente una donna forte, perché ha 85 anni, devo dire che ne ha passate tante, ma non smette mai di sorridere, e quindi credo che in questo ne assomiglio tanto a mia madre, anche in questo, perché penso sempre a chi sta peggio di me e quindi questo mi fa star bene. Ho sempre, mi piace scherzare, ironizzare, e lo faccio spesso, e mi aiuta, devo dire, anche se do l'impressione a molte di essere leggera, ma in realtà non lo sono. Cerco sempre di bypassare quello che può essere la versione complicata, anche nella vita di tutti i giorni. Cerco sempre, anche se sono problemi, perché i problemi non mancano mai, però cerco sempre di trovare... Sì, insomma, mio marito non ha una vita facile con me, no? Devo dire, decisamente no. Carmelo, confermi, no? Ma va bene che Carmelo cucina molto bene, da quanto vi dicono, per cui Patrizia ha gioco facile nel poter anche avere questi spazi in questo senso. È sicuramente importante avere un compagno di vita come Carmelo, l'ho conosciuto pochissimo, attraverso lui abbiamo conosciuto Patrizia, giusto? Per cui facciamo anche attività fisica assieme, ci divertiamo, scherziamo, e quindi la positività in questo senso è molto forte, ma anche il sapere ascoltare le storie. Valentino, a un certo punto, un passaggio chiave è il fatto che lei dice: io mi piace molto ascoltare. A un certo punto lei, in questa nuova dimensione di Portland, gira, conosce una pittrice, conosce tanta gente, sicuramente quello
Anche, certo, quello sicuramente, quello, alla fine poi del romanzo. E questo poi magari lascerà, chiediamo poi dopo, lo lasciamo poi come domanda finale, lo vediamo. Però sicuramente ascoltare storie, e in questo senso anche tu, la tua positività che dicevi appunto prima, è raffigurabile in questo senso, quindi anche, che hai saputo trasporre anche nel romanzo, giusto? Sì, dico, in realtà Valentina ama ascoltare le storie, io amo tantissimo ascoltare le storie, devo dire, anche adesso molto spesso mia madre mi racconta storie del dopoguerra, e poi ricordo, ho tanti bei ricordi della famiglia di mia mamma e di mia nonna. Devo dire che ci pensavo ieri sera, la cosa che ha caratterizzato la famiglia di mia madre è veramente l'allegria, cioè, perché io mi ricordo, ero ragazzina, quando ci stavano i suoi cugini e i suoi zii, guarda, ti giuro che era un continuo ridere, cioè ci si divertiva tantissimo senza far chissà che, persone allegrissime, e quindi spero di aver preso l'eredità da questo senso, ma mi piace ascoltare quando racconta mia mamma tuttora, mi piaceva tanto ascoltare mia nonna, mi raccontava della zia, e della cognata, cioè io praticamente ho trascorso la mia adolescenza e infanzia senza particolari giochi particolari, ok, ma devo dire che tutto questo è stato per me un bagaglio importante, perché mi hanno sempre trasmesso tanto amore, quello sicuramente. È fondamentale nella scrittura saper capire come poter trasmettere. Tu sicuramente qui un altro applauso parte spontaneo, hai saputo trasmetterlo molto bene, come hai saputo trasmettere la volontà di cambiamento. Adesso passiamo un po' anche a Patrizia, così, dopo Valentina, Patrizia appunto, persona. Cambiamenti importanti, svolte decisive nella tua vita, ne hai avute tantissime. Qualche cosa di significativo che vuoi raccontare al pubblico in questo senso? No, io in realtà sì, abbiamo avuto dei cambiamenti, tanti cambiamenti, cioè a 35 anni abbiamo deciso con mio marito di cambiare città, ci siamo trasferiti da Messina, dalle Alpi alle Piramidi, dalle Piramidi alle Alpi abbiamo fatto, sì, al contrario. Ci siamo trasferiti con mio marito, con le due bimbe piccole, una di 5 anni e una di 8 anni. E abbiamo deciso che era il momento di dare una svolta alla nostra vita, perché io penso che nella vita ci sono dei cicli che cambiano, delle porte che si chiudono e delle porte che si aprono, cioè, ho sempre questa visione io. E poi quando sono arrivata qui in valle, devo dire che sono stata sempre abbastanza, mi sono trovata subito bene, anche a livello lavorativo ho avuto sempre la possibilità di cambiare, di migliorarmi. Questo ecco, era difficile in Sicilia, anche se in Sicilia devo dire ho lavorato abbastanza, però purtroppo la situazione in Sicilia, come lo era all'epoca 35 anni fa, adesso non è che sia migliorata. Quindi penso che anche le mie figlie hanno avuto la possibilità di realizzare un futuro diverso rispetto a quello che è possibile, cioè probabilmente sia io che mio marito abbiamo pensato anche al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti adesso. Quindi sì, i cambiamenti fondamentali sono stati quelli di venire qui, ma per me la Valle d'Aosta è comunque la seconda patria, perché comunque ci sto bene, anche se ho bisogno spesso di andare a vedere il mare, perdonatemi, ma il mare, cioè, per me mi dà un senso di apertura che cioè, mi sembra che respiro, però tornando alla Sicilia, sinceramente col caldo che c'era ho cominciato a respirare in Valle d'Aosta, però... Esatto, sì, c'era troppo caldo, c'era tanto caldo e c'era veramente il problema degli incendi, è veramente una cosa che grava tanto sulla Sicilia, però poi la Sicilia è veramente bella, così come è bella la Valle d'Aosta, però l'Italia è tutta bella, devo dire. Assessorato al turismo ti nominerà ambasciatrice della Valle d'Aosta, e quella della Sicilia è ambasciatrice della Sicilia, no? Questo doppio. Li hai citati in qualche misura, tuo marito Carmelo, le tue figlie sono qua in mezzo a noi, che in che misura hanno contribuito alla stesura di questo romanzo? Consigli, letture? No, allora, il marito mi ha sopportato e supportato. Sopportato nel... No, devo dire che, allora... mio marito, cioè quando io scrivevo
lui sapeva che io scrivevo perché mi vedeva che comunque mi distraevo da quei problemi che avevo in quel momento, e era lui stesso molto spesso che mi diceva: ma sì, ma scrivi, dai. Perché poi, vabbè, grazie ad Alessandro, che non finirò mai di ringraziare, che tra l'altro è un attore bravissimo di teatro, e mi spiace che siamo lontani perché sennò mi butterei a fare pure teatro io, perché però online ogni tanto ci salutiamo, ci troviamo, ed è, anzi, lo ritengo un grande amico. E devo dire che praticamente io non, come dire, non so come dire, cioè mio marito ha contribuito sicuramente ad incentivarmi a scrivere. E quando ha visto che ogni tanto gli faccio leggere qualcosa, ma però insomma tante volte invece scrivevo così a getto, mi rendevo conto che scrivevo decine di pagine, facevo: ma non è possibile che ho scritto tutta sta roba. Allora, le mie figlie in realtà adesso, anzi devo dire, devo fare una premessa, che le mie figlie veramente sono due ragazze in gamba, perché non hanno avuto tanto appoggio parla lì a presenza della mamma o del papà, perché purtroppo lavorando tutto il giorno non riesce a stare dietro ai figli. Però ci siamo sempre stati quando hanno avuto bisogno. Sono delle ragazze, che adesso delle donne, che sono orgogliosa di veramente, non potevo desiderare di meglio. Adesso addirittura ci sono i nipoti, quindi la nipotina c'è, di che fa un anno sto mese, e un'altra che arriverà il 6 ottobre, un'altra femminuccia, Andrea. E quindi cioè, per me, quando ho scritto il libro ancora le nipoti non c'erano, se le avrei citate sicuramente. Nel prossimo libro che scriverò sicuramente ci saranno anche loro. Mettiamo fuori la storia, perché lei si innamora, diciamo, conosce questa persona, un Jeff, diciamo, di Potton. Secondo libro è una cosa aperta, sembrava il finale come fosse aperto, che a un certo punto Valentina... Allora, in realtà ti spiego, siccome praticamente io questo libro, che non pensavo diventasse un libro, l'ho scritto proprio ma non per pensare di essere pubblicato. Poi nel frattempo ho iniziato a scrivere altro, ma sicuramente ci sarà un seguito, perché Valentina è una tipa un po', non è tranquilla, e quindi voglio dire... Quindi ci sarà un seguito sicuramente di Valentina, ma al momento quello che stavo scrivendo è un'altra storia. E quindi, ma che ripeto, io spazio parecchio, quindi... manteniamo il riservo, però diciamo, auguriamoci che ci siano altre presentazioni di questo stupendo Valentina, un sogno in un'isola. Diciamo, è stato bello coinvolgerci assieme, grazie della vostra presenza. Lasciamo. Volevo solo dire questo, che mi auguro e spero di vero cuore che, così come mia nonna è stata una colonna portante nella mia vita, che io possa essere un punto di riferimento per le mie nipoti, almeno questo. Una frase stupenda, che dà il senso di quello che è la vita, la trasmissione che abbiamo ripetuto più di una volta, diciamo, durante questo incontro piacevolissimo, la trasmissione di valori, di solidarietà, quello che a un certo punto questa società deve recuperare, cioè dell'immagine, società superficiale deve in qualche misura recuperare, l'anziano che trasmette al giovane, il giovane che ha voglia di capire, di andare da quello più saggio, con più esperienza, attraverso, per condividere queste cose. In attesa di una prossima presentazione, che sicuramente avverrà, ne siamo certi, giusto Patrizia, di questo libro. Lasciamo qualche domanda al pubblico, se ha qualche curiosità, e sicuramente ne avrà, ecco, per cui qualcosa del genere, se no poi Patrizia è qua per le firma classico, firma copie, quindi diciamo chi vorrà potrà acquistare il libro in libreria, nella cassa che c'è in qui dentro in libreria, e chiaramente farsi fare una dedica personalizzata da Patrizia, per cui a voi il microfono ideale. Non posso fare il balletto, ma chi lo vuole, glielo posso anche portare. No, però, Carmelo, tu una cosa devi dirla, dai, Carmelo.
A gentile richiesta al marito. Patrizia, tua mamma l'ha letto il libro? Allora, mia mamma in realtà l'ha iniziato a leggere, ma poi mi ha detto, ma di me si parla? Ecco, volevo appunto arrivare a quello. Quindi, siccome mamma adesso è in una... Mamma adesso è in una casa famiglia, quindi perché purtroppo sono state le vicissitudini, i problemi di salute, quindi a gennaio ho avuto un mese, è stato tutto il mese in ospedale, quindi abbiamo, poi siamo stati obbligati dall'ospedale che doveva bisogno di assistenza 24 su 24, però devo dire che la trovo bene, tutto sommato con tutte le sue problematiche, e allora ho detto mamma, in realtà ho detto anche alla direttrice se riusciva a fargli seguire la diretta, ma se non riesce poi gli faccio vedere la differita. E ho detto mamma, ma di che parla sto libro? Parla di me? Io ho detto no, parla della nonna, io ho detto. Comunque sì. Era quello, volevo sapere se si era un po' risentita. No, ma lei tanto no, ma lei quando parlo di mia nonna lei è felice, altro che, perché è sempre stata amorevole. Corrado, te mi hai fregato un tantino perché non era in programma, nella scaletta non c'era che io dovevo intervenire. E di solito parlo a un altro genere di platea, dove mi trovo molto più a mio agio. Questa è un'esperienza nuova per me. No, devo dire questo, che sapevo che Patrizia piaceva tanto scrivere. Infatti la vedevo scrivere, inizialmente i block notes mi consumavano tutti i miei. Cercavo un qualcosa per prendere degli appunti, non ce n'erano mai. E devo dire che non mi ha sorpreso tanto, ma mi ha fatto tantissimo piacere perché vedevo che lei in quel modo cercava di sopperire a quello che erano i problemi suoi fibromialgici, e quindi sì, effettivamente tante notti dormiva poco, ma non perché non avesse sonno, perché i disturbi, che poi c'è questo genere di sindrome fibromialgica porta ai pazienti. Chiaramente quando ho cominciato a leggere, perché come diceva prima, non mi faceva leggere tanto, ogni tanto gli dicevo scusa, ma posso leggere anch'io? Sono curioso di vedere. E devo dire che sono rimasto molto sorpreso, ma non tanto ma per quello che scriveva. E l'altro libro che ha iniziato da tanto tempo mi ha sorpreso di più ancora, perché... per dire, abbiamo fatto un viaggio in nave da Genova a Palermo e era lì che scriveva. Piacere poi, viaggiare con te, Patrizia. A un certo punto poi ho detto, ma per cosa, fammi leggere. Riesce a farmi emozionare anche per delle cose che apparentemente possono sembrare semplici, però ecco, l'intensità delle cose che scrive, e infatti quest'altra roba che sta scrivendo secondo me sarà più sorprendente di quella attuale. Chiaramente cerco un attimino di assecondarla, sì, come hai detto te, a me, come dicevamo prima con la signora che non ricordo il nome, la mamma di Margherita parlava che a me piace tantissimo cucinare, io gli faccio, io vabbè, cucino io, te scrivi con tranquillità che io ci penso a cucinare. No, è chiaro che nel momento in cui poi è arrivato la possibilità di fare il libro inatteso, non cercato, chiaramente un po', cioè, ti stupisci, un libro, ma è il libro, c'è cioè il libro, sai, non vai mai a pensare di scrivere un qualcosa che poi verrà pubblicata. Poi pian pianino, come ha cominciato a prendere forma, e anche le immagini, cerca le immagini delle copertine e cerca questa e cerca quell'altro, chiaramente le cose man mano si andavano a concretizzare, sempre più paura c'era.
ma più paura, sai, l'innovazione, la cosa nuova, non sai cosa ti aspetta, l'editore, correggi le bozze, fai, e allora diventa un tante nuova. Però devo dire che poi alla fine la soddisfazione è grande per un qualcosa che hai realizzato senza volerlo. Quindi la soddisfazione c'è, e chiaramente il supporto, visto che abbiamo fatto il primo, io cercherò di supportarla ancora di più. Ancora di più. Ecco, no, però sono i tempi. Ecco, mi dispiace che ultimamente gli impegni, sia di lavoro, sia gli impegni familiari, sia il tutto, l'ha portata a trascurare un tantino questo aspetto dello scritto. Perché chiaramente con gli impegni, con tante cose, cioè, ha meno tempo da poter dedicare, però spero che con l'arrivare dell'autunno, dell'inverno, che si esce meno, magari riprenderà. Ecco, io da questo punto di vista. Se la vediamo in piscina, che sappiamo. In piscina poi ci penso io per te, in piscina, poi mi vendicherò in maniera adeguata. Sono tutte donne, tranne io e Corrado. Io e Corrado siamo io. Meno male che poi, quando è arrivato Corrado, mi sono rincuorato e ho detto: non sono l'unico maschietto in mezzo a tutte queste signore. Però devo dire che anche lì è un qualcosa di divertente, faticoso, divertente, però ci può stare. Che dire, speriamo per un futuro più prospero e migliore. Grazie a tutti. Grazie Carmelo, grazie Patrizia, ringrazio ancora la libreria, vedo Margherita, Romeno è entrata qua. Romeno, vuoi dire una cosa finale? No? Romeno, no. Perché appunto volevo che Brivio, comunque nella sua così voglia di promuovere l'attività, promuovesse i prossimi incontri. Abbiamo a Brivio già delle situazioni già predisposte, il calendario lo vedete all'inizio dell'androne, ci sono delle presentazioni ogni giorno, quindi anche domani, sabato, e poi continueremo. E fai la chiusura, diciamo annunci, diciamo dici, annuncia. Il prossimo è sabato, che c'è una presentazione, e c'è anche la Fiera di Sant'Orso. Grazie mille a tutti. Grazie Margherita, ringrazio tutti quanti che siete intervenuti, prossimi appuntamenti, state in contatto con Patrizia e ripeto, chi vuole acquista il libro e poi Patrizia è qua disponibile per firmare a tutti la copia. Io vi ringrazio tantissimo di aver partecipato e aver condiviso questa nostra voglia di scrittura. Ho visto degli scrittori anche famosi che si aggirano, tipo Tellone, ciao Giancarlo, quindi è anche importante il fatto di aver richiamato delle persone comunque importanti. Grazie a tutti voi, vi auguriamo un'ottima serata e ai prossimi appuntamenti con Patrizia. Grazie ancora, grazie. Grazie. Guarda, ero al telefono.